Siamo qui con Oscar Villani, politologo, ricercatore di mercato e di cose del futuro. Buonasera. Normalmente non ci diamo la mano, ma in questo caso ha un senso specifico. Sentiamo spesso da parte dei politici il desiderio di impiantare microchip, ma praticamente non c'è neanche più bisogno. Perché? Beh, diciamo che questa tecnologia fa già parte del passato. Le ho passato diversi centinaia di microchip semplicemente dandole la mano, che almeno per la prossima settimana rimarranno incollati lì. Ma la mia mano è vuota, non li può vedere, sono talmente piccoli. Se guarda con intenzione, forse li potrebbe individuare. La grandezza è all'incirca il terzo del diametro di un capello umano. Ecco, ne abbiamo un'immagine. Per me è una cosa completamente nuova. Ecco il capello e i puntini sono i chips. Questo è lo stato attuale, ma in futuro saranno ancora più piccoli. Che cosa si potrebbe sapere sul mio conto? Intanto l'ho marchiata con un numero. Il minimo che possa fare è tramite questo la posso seguire in tutto il mondo. Potrei misurarle la pressione, come sta messa con i zuccheri, un po' di dati biometrici. Una persona che si lava spesso le mani, ad esempio, non si perdono questi chip velocemente? Bisognerebbe lavarsi le mani entro un quarto d'ora, allora sì. Ma in genere i chip rimangono per circa una settimana se una persona si lava le mani normalmente. I punti principali della sua ricerca sono tecnica, conseguenze e valutazione. Quindi si sta interessando del fatto come avviene lo spionaggio nei confronti dei consumatori. Già oggi. Lei ha fatto una prova con scarpe da donna. Lo può spiegare? Sì, ognuno di noi può fare questa prova. Basta visitare una pagina sul web, una che non visiterebbe mai, e magari ci va 2-3 volte e vedrà che le arriveranno per i prossimi 2-3 mesi informazioni sulle scarpe di donna o qualsiasi altro articolo o tema che ha consultato. Quindi è molto difficile sottrarsi. Adesso arriviamo ad un'altra domanda. Quando arriveremo al punto che i nostri figli saranno sorvegliati da robot, chips o altro e siamo stati travolti dalla realtà? La tecnologia di sorveglianza non si ferma nemmeno davanti ai piccolissimi e neonati. Sono stati sviluppati pannolini che controllano quanto liquido viene rilasciato, un biberone intelligente protocolla il nutrimento e manda via app contemporaneamente consigli e ti dice come si comportano altri genitori con figli della stessa età. Hanno sviluppato una cavigliera elettronica per neonati e molte altre cose. Come saremo messi tra 10 anni? Principalmente non ci sono limiti per quanto riguarda una sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non fa nessuna differenza se parliamo di adulti o bambini ed è possibile già ora, sarà nel futuro ancora più dettagliata e sofisticata. La cosa buffa è che la maggior parte di noi lo fa di sua spontanea volontà. Dobbiamo avere paura delle schede cliente oppure delle tessere fidelizzanti? Io lo formulerei in questa maniera. Non bisogna avere paura della tecnologia di per sé. Il problema è come viene utilizzata per via del dilettantismo politico oppure per semplice avidità. Possiamo dire che il progetto tecnologico non è a pari passo con la protezione dagli abusi? Esatto. Non è al passo con la protezione dagli abusi, ma soprattutto non è al passo oramai da parecchio tempo. Il progresso etico-intellettuale rispetto a quello che tecnicamente è possibile. Se le chiedo di descrivermi uno scenario nel nostro prossimo futuro, come lo vedrebbe? Possiamo scegliere. Potrebbe essere che la tecnologia farà parte della nostra vita arricchendoci, che ci sia di aiuto e di sostegno, come auspicabile da un punto di vista umanistico. Potrebbe invece essere che cadiamo in una specie di catarsi sociale e quindi avremo solamente quello che gli altri pensano che noi vorremmo, il che automaticamente esclude ogni sviluppo individuale. E come ho fatto io passando nel chips prima con la mano, non serve essere solo animalista per essere perseguitato. Grazie ad Oscar Villani per essere stato con noi. E un po' paura alla fine mi è venuta. Beh, speriamo che alla fine non sarà così tragico.